In quest'ultima lezione chiudiamo il ciclo tornando alle similitudini. Cominciamo con l'omeotetia, che è un particolare tipo di similitudine, definita da un punto, che qui viene indicato con O, e da un numero reale non nullo, che qui viene indicato con K. Allora, l'omeotetia di centro O e rapporto K è una trasformazione geometrica che associa il centro a se stesso, e ad ogni altro punto P associa un punto P' che deve soddisfare tre requisiti. Il primo è di appartenere alla retta OP. Il secondo è che la sua distanza da O, centro dell'omotetia, è il valore assoluto di K per la distanza di P dal centro dell'omotetia. Qui è necessario il valore assoluto perché abbiamo detto che K potrebbe essere anche un numero negativo. Il terzo requisito è che se K è un numero positivo, P' deve stare nella semiretta OP, come vediamo nel caso nella figura di sinistra. Mentre se K è negativo, come nella parte destra, allora il punto P' deve stare nella semiretta opposta rispetto a OP. In questa figura vedi il caso di sinistra in cui K è positivo ma maggiore di 1 e quello che si ottiene è un ingrandimento della figura. Nel caso di destra invece K è negativo, però il valore assoluto è minore di 1, quindi la figura trasformata sarà ridotta rispetto alla figura di partenza. Per dimostrare che questa è una similitudine si usa il teorema di Talete. Lascio a te i dettagli come esercizio. Se escludiamo il caso in cui il rapporto di omotetia è uguale a 1, in cui tutti i punti sono uniti e tutte le figure sono unite, quindi la trasformazione lascia i punti esattamente dove stanno, l'unico punto unito è il centro. E tra le figure unite possiamo trovare tutte le rette che passano per il centro dell'omotetia, ma ne esistono anche altre, come ad esempio la spirale logaritmica che ho mostrato qui. Il passo della spirale logaritmica deve dipendere ovviamente dal rapporto di omotetia. E per osservare che questa spirale disegnata è proprio invariante rispetto alla omotetia, basta controllare i due punti che ora sto segnando in rosso. Sono punti che si corrispondono perché fanno parte delle due figure a forma di F, quella blu e quella verde, ma fanno parte anche della spirale. Quindi questo è un indizio, non è una dimostrazione ovviamente, è un indizio che la spirale rimane invariante sotto l'omotetia. Possiamo osservare che l'omotetia che ha un rapporto di omotetia negativo può essere pensata come una composizione tra una simmetria centrale e l'omotetia che ha lo stesso centro è però con un rapporto di omotetia che è il valore assoluto di quello originale. Infine le omotetie conservano le direzioni e anche l'orientazione della figura. In questo contesto il teorema interessante afferma che ogni similitudine è la composizione di un'opportuna omotetia con un'isometria. L'omotetia e l'isometria che si scelgono non sono uniche in realtà. Quello che importa è che l'omotetia abbia un rapporto di omotetia che in valore assoluto è uguale al rapporto di similitudine. Se prendiamo allora in considerazione la figura blu sfumata a forma di F e la figura verde sfumata a forma di F, queste sono simili tra di loro e non certo il rapporto di omotetia K. Scegliamo un centro qualunque O, un punto qualunque, e trasformiamo la figura blu attraverso l'omotetia di centro O e rapporto K. In questo caso ho scelto un rapporto negativo, in modo che le due figure non si sovrappongano, ma potrei benissimo prenderlo positivo. Quello che importa è che applicando questa omotetia ottengo una figura congruente a quella verde, e dato che è congruente ad essa, esiste sicuramente, l'abbiamo dimostrato nella lezione precedente, un'isometria che trasforma la prima nella seconda. Quindi la composizione dell'omotetia e poi dell'isometria trasforma la figura di partenza blu sfumata nella figura finale verde sfumata. Questo conclude la lezione sulle trasformazioni geometriche piane. Ora tocca a te.